suonare per lei. La chiama Lucasta? Sembra che i giovani oggigiorno abbiano abbandonato l'uso dei cognomi. Colby? Spero che non le dispiaccia un piccolo avvertimento. Io temo che le voglia stringere troppa amicizia col signor Reagan e la signorina Angel. Capisco che lei finora ha vissuto nell'ovatta, ma vede lei una specie di oggetto di curiosità per quei due. Non è il tipo di persona che usano incontrare nella società che frequentano, quindi hanno tutto il desiderio di tenerselo stretto. Posso parlare liberamente da persona d'età? Ma Lady Elizabeth... Più età di lei, più pratica delle cose della vita. Ma che cos'è che non la persuade? Sono entrambi intelligenti e buoni. Sì, non dico che non siano intelligenti né buoni, non voglio fare insinuazioni maligne, ma sono un po' troppo moderni, materialisti, beh, un po' volgari. No, no, non sono il suo genere. No, no, io non li chiamerei volgari. Forse anch'io sono volgare. Ma qual è secondo lei il mio genere? Non lo so neppure io, mi piacerebbe saperlo. Lei ha bisogno di persone di razza. Lei sa cosa ho detto la prima volta che l'ho vista? È di buona razza. E non sapevo niente. Ma non vuol dire nulla. Quando si sa che cos'è la razza. Poi lei ha bisogno di un ambiente intellettuale, perché, cosa sorprendente, le persone di razza non sono mai intellettuali. E cosa meno sorprendente, le persone intellettuali sono quasi sempre ordinarie. Lei ha bisogno di persone di razza, intellettuali e spirituali. Beh, queste sono le più difficili. Beh, questo criterio ridurrebbe al minimo il numero delle mie conoscenze. Non saprei dove trovarne. Se ne trovano. Beh, ero venuta a dare un'occhiata all'appartamento per vedere se la gamma dei colori le si addiceva. Sembra di sì. Le pareti, la maggior parte dei mobili. E quella scrivania? Ma da dove viene questa scrivania? È uno scrittoio d'ufficio, me l'ha procurato Sir Claude. Capisce, io adesso gran parte del lavoro lo svolgo qui. E cos'è quell'affare coperto? Non mi dirà che è una macchina da scrivere? Sì, è una macchina da scrivere. Come le ho detto, sto lavorando qui. In questo momento sto stendendo un rapporto per una società. Non avevo tenuto conto dei rapporti, delle macchine da scrivere, quando progettavo questa stanza. È proprio il tipo di stanza che desideravo. Oh, vedo una fotografia in cornice d'argento. Temo di doverla istruire, Colby. Le fotografie, anche se in cornice d'argento, sono un po' troppo intime per un salotto. Posso toglierla? Io credo che la sua camera da letto sarà il posto più adatto per i ricordi fotografici. Colby, lei crede alla reincarnazione? No, 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 io non ci credo, no. Cioè, non ci ho mai pensato. No, no, non posso dire di crederci neppure io. Per una volta ci credetti e studiai quella dottrina. Ma perché l'ho chiesto? Ah, no, volevo dire, se io ci credessi, direi che noi due ci siamo già incontrati in una precedente reincarnazione. È sua madre questa? No, no, quella è mia zia. Io non ho mai conosciuto mia madre. Morì quando nacque. Morì quando lei nacque? Altri parenti prossimi, fratelli, sorelle? No, né fratelli né sorelle, no. Ah. Quanto ad altri parenti, beh, credo di non essermi mai molto interessato ai parenti. Non voleva conoscere i suoi parenti? Come la capisco. Sapesse com'erano insopportabili i miei. Io ho avuto una governante, no, ne ho avute molte, e le ho odiate tutte. Lei è stata levata da una governante? No, da mia zia. E l'ha odiata? No, no, si capisce se tiene il ritratto. Suo padre era vivo? Beh, io non ho mai conosciuto mio padre. No, vabbè. Se non ha mai conosciuto i genitori e non ha mai avuto una governante, non capirà mai quanto significa odiare veramente. Ma lei ha avuto i genitori e senza dubbio molti parenti. Stormi di parenti e tutti così sgradevoli. Mi sentivo una tortora in un nido di aquile. Poi erano carnivori, uccidevano e mangiavano le loro vittime. Io credo che le nostre infanzie siano state simili, perché queste non sono altro che differenze superficiali. Lei era stato un bambino solitario perché non aveva parenti, e io ero una bambina solitaria perché ne avevo troppi e così poco simpatici. Mi facevano sentire una reietta ed erano tanto banali. Colby, sa che io da bambina avevo 3 ossessioni? Guardi che non l'ho detto a nessuno, eh? Chissà se anche lei ha avuto le medesime ossessioni. Quali erano? La prima, di essere brutta senza saperlo. Poi di essere debole di cervello senza saperlo. E infine di essere una trovatella
senza saperlo. Naturalmente ero ossessionata all'idea di essere brutta e debole di cervello, però ero così contenta di sentirmi una trovatella, o meglio una bambina scambiata. Io non so proprio che cosa voglio intendere. Oh, non volevo appartenere a quella famiglia. No, no, no. Non volevo credere che mio padre fosse un conte qualsiasi e non volevo credere che mia madre fosse realmente mia madre. Sciocche fantasie. Ero una sciocca bambina, molto romantica, ma questo serve a dimostrare quanto mi sentissi differente. Poi mi sono data la saggezza d'Oriente e per un po' di tempo credetti la reincarnazione. Sembrava spiegasse tutto. Poi non ci credetti più, non è stata che una fase. Eppure rendeva tutto così semplice. Poter pensare che i nostri genitori terreni non siano altro che un mezzo che dobbiamo usare per reincarnarci e che i nostri veri antenati siano state le nostre vite anteriori. Naturalmente c'è in noi, in tutti noi, qualche cosa che non è soltanto ereditarietà, ma qualche cosa che siamo sempre stati dall'eternità, una cosa che ci viene direttamente da Dio. Ecco, perché siamo più vicini a Dio che a chiunque altro. Dove viveva da bambino lei? Io a Teddington. Teddington? Che provincia? È molto vicino a Londra. Ah, tuttavia è stato levato come me in campagna. Teddington, questo nome mi ricorda qualche cosa? Era una casa molto grande? No, piccolissima. Ah, tuttavia è stato levato da sua zia, le era molto affezionato. Come si chiama sua zia? Simpkins? No, no, è una zia sposata, vedova adesso. Si chiama Guzard. Guzard. Un nome insolito. Guzard ha detto? Guzard? Ma questo nome mi significa qualche cosa. Ma il nome che ho cercato per tanto tempo. Ma può darsi che lei abbia udito questo nome, sebbene come lei dice sia un po' insolito, ma non può avere conosciuto mia zia. No, 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 no. Non ho mai conosciuto sua zia, ma è il nome che mi è familiare. Colby? Quanti anni ha lei? Io 28. 28. E che ne è stato di suo padre? Ebbene, io non ho mai conosciuto mio padre. Capisce? Sono figlio illegittimo. Bene! Figlio illegittimo! Allora, l'unica parente che lei abbia mai conosciuto è la signora Guzard. E l'ha sempre chiamata zia? Perché no? Sei mia zia. Eh già. E sua madre è la sorella della signora Guzard, immagino. Sì, sì, sorella. Quindi la signora Guzard sì. È mia zia. Beh, la sorella della signora Guzard, quella che lei crede sua madre, veramente è stata sua madre o no? Ma perché dovrei dubitarne, Lady Elizabeth? Non è il tipo di storia che mia zia inventerebbe. Eh già, se sua zia. Il signore e la signora Guzard hanno avuto bambini? No, no, non ne hanno avuto. No, 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 sì, cioè sì, sì, hanno avuto un bambino che morì quando era piccolo, ma io non me lo ricordo, mi fu soltanto detto. Io però non posso fare a meno di stupirmi vedendo il suo interessamento. Lei si interessa al mio passato, Lady Elizabeth, ma non c'è niente di interessante nel mio passato, mi rassicuro, proprio niente. Forse c'è qualche cosa di più interessante di quanto lei immagini, Colby. Oh, Elizabeth, ecco, sapevo che eri qui con Colby, allora sono venuto invece di telefonare. Era semplicemente per darvi questi appunti. Questi sono gli appunti per il mio discorso al pranzo della Società dei Ceramisti. Vieni. Ma deve aver luogo domani sera? Sì, 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 domani sera, ma devo averlo in anticipo per metterlo a memoria. Non posso consultare appunti, deve sembrare improvvisato, capisci? Io ho buttato giù qualche tema, così. Vedi un po' se ti riesce di sviluppare questi temi con una qualche frase che faccia colpo. Guarda che deve durare almeno 10 minuti, non di più. Cercherò. Ecco, poi domani lo rivedremo insieme, è vero? Ecco, lo vedi, Elizabeth, è proprio in faccende come queste che Colby mi può essere di maggior aiuto che non Eggerson, perché io non avrei mai potuto chiedere a Eggerson, capisci, di scrivermi un discorso, non ti pare? Ah, a proposito, Colby, come va il pianoforte? È un pianoforte meraviglioso, io non ho mai suonato su uno strumento simile, sì. Di gran lunga troppo buono per me. Tu hai bisogno di un buon pianoforte, suonerai meglio. Claude, ho fatto una scoperta strabiliante. È tutto per un nome, per la mia intuizione. La verità è stata scoperta. È Colby. Colby, il mio figlio perduto. Come? Tuo figlio, Elizabeth? A che cosa mai te lo fa credere, scusa? Ma come? Ma io devo parlare con questa signora Guzard, devo avere un colloquio con lei. Ma questa non può essere una semplice coincidenza. È una cosa incredibile. È vero, Claude? Ma perché ne deduci che Colby sia tuo figlio, Elizabeth? Ma come, Claude? Ma
Colby è stato levato da una signora Guzzardi. Lo so, ma che cosa ti fa pensare che Colby sia tuo figlio? Ah, oh, ti dimenticavo, tanto sono eccitata. Per carità, quando sei entrato la verità sì. Mi si è rivelata, perché... La signora Guzzardi, Teddington... Tu hai interrogato Colby sulla sua famiglia. Ma no. La signora Guzzardi ha levato Colby, lo capisci? Lo so, Elizabeth, lo so. Io temo che le cose siano andate così, Elizabeth. Ho paura che siano andate così. Vedi, tutta sorta nel passato, tu hai cominciato a pensare che tuo figlio sarebbe stato un tipo come Colby. Poi hai cominciato a vedere Colby come tuo figlio. E poi qualunque nome tu avessi udito ti sarebbe sembrato quello giusto, non ti pare? Ma non essere così scettico. Noi dobbiamo parlare con questa signora Guzzardi, dobbiamo farla confessare. Lo so, ma io temo, cara Elizabeth, che se la signora Guzzardi Teddington verrà qui a fare la sua confessione, sarà una confessione molto, molto diversa da quella che tu ti attendi. Io ho paura. Colby, che dovremmo dirle la verità. Mi sembra che non ci sia nulla, assolutamente nulla che io debba dire. Aspetta lei la decisione. Elizabeth, ascoltami. Io avrei dovuto pur dirtelo un giorno. E capisco adesso che... Per me è stato odioso avertelo tenuto nascosto. Avrei potuto benissimo avertelo già detto. Vedo, tutto quello che avviene è così simile a quanto io avevo progettato. Eppure è un tale travestimento di tutti i miei piani che... Io speravo che un giorno tu ti saresti affezionata a Colby e che alla fine avesse potuto prendere il posto di tuo figlio e che dopo averlo conosciuto tu desiderassi adottarlo, capisci, Elizabeth? Certamente che lo voglio adottare, sempre se sia possibile adottare il proprio figlio. Non è questo, Elizabeth, no. Colby è mio figlio. Eh no. Come no? Hai una figlia perché vuoi anche un figlio. E cosa ti fa credere che Colby sia tuo figlio? Ma Colby è il figlio della sorella della signora Guzzardi, la quale morì quando lui nacque. La signora Guzzardi l'ha allevato, io ho provveduto alla sua istruzione, l'ho visto crescere, la signora Guzzardi sa che è mio figlio. E tu dove eri quando Colby nacque? Ero nel Canada. Ah. Mio padre mi ci mandò per un viaggio di affari. E cosa ti fa credere che il figlio della sorella della signora Guzzardi sia tuo figlio? Può darsi che la signora Guzzardi abbia inventato tutta questa storia. Ma perché, Elizabeth? Perché avrebbe dovuto inventarla? Il bambino era atteso, no? Non so, per carpirti del denaro. Pardon, non volevo dire questo, no. Ma poveretta, lei si trovava con un bambino sulle spalle. Il padre era morto per disgrazia, le era stato nascosto il nome della madre e la madre non si ricordava il nome della signora Guzzardi. No. E la madre ero io e Colby era il figlio. Capirai, poi la signora Guzzardi ha pensato che tu saresti stato contentissimo di sapere di avere un figlio che avresti provveduto generosamente a lui, sì. Perché tu a quella ragazza volevi bene. Certo, Elizabeth, certo che le volevo bene. Io non avevo mai amato nessuno fino a quel momento. E allora? Le cose sono andate così. Senti, Claude, io sono debole di mente, tu mi devi aiutare, vero? Sarebbe accaduto, non è accaduto. Poteva benissimo accadere, cara, ma non è accaduto, te lo assicuro. Colby? L'istinto non ti dice nulla? Colby, dici tutto quello che hai in mente, eh? Io so che questa situazione è un'angoscia più per te che per noi. Vorrei soltanto fosse un'angoscia più acuta. Non so se stavo soffrendo oppure no durante la vostra conversazione. Mi sento soltanto intorpidito. Se c'è angoscia in me, fa parte di una angoscia totale che non posso ancora cominciare a provare. Sono semplicemente indifferente. E mentre voi parlavate, io pensavo fra me, ma che cosa importa di chi sono figlio? Ma non capite che quando si è vissuti senza genitori, da bambini, c'è un vuoto che non potrà mai essere colmato? Mai. Ah, mi piacete tutte e due. Potrei anzi cominciare ad amarvi, ma come amici più anziani. Nessuno dei due come genitore. Ma una madre, Claude, una madre differente. Ci deve essere sempre un legame tra madre e figlio, anche se per tanti anni si erano perduti l'uno per l'altro. Sì, è vero, Elizabeth, è vero, ti capisco. No. No, Lady Elizabeth, no. La situazione è la stessa o più crudele, anzi. Supponiamo che io sia suo figlio. Non è che un fatto. Ed è meglio non conoscerlo un fatto, piuttosto che conoscerlo e sapere che non significa niente.
Al tempo in cui nacqui, lei avrebbe potuto essere mia madre, ma ha preferito non esserlo. No, no, io non la rimprovero per questo, Dio liberi, ma dobbiamo accettarne le conseguenze. Al tempo in cui nacqui, il fatto che lei fosse mia madre, se davvero è mia madre, era un fatto vivo. Adesso è un fatto morto. E dai fatti morti, niente di vivo può scaturire. Allora, Colby, che cosa desideri? Pensa al tuo avvenire. Quando ti sposi, vorrai pure avere dei genitori per amore dei tuoi figli. Non mi sembra stasera che possa mai desiderare di sposarmi. Ma adesso desidero sapere di chi sono figlio. E allora la prima cosa da fare è quella di chiamare subito qui la signora Guzzard. Oh, Claude, mi fai tanta pena. Se avessi saputo della tua illusione, non ti avrei mai disingannato. Quanto a me, Elizabeth, se avessi immaginato quello che stava per accadere, ti avrei ceduto Colby molto volentieri. Ma non diciamo altro per questa sera. Dunque, Colby, potrai trovare qualche consolazione al tuo pianoforte? Non credo che stasera il pianoforte mi aiuterebbe. Per il momento penso che non vorrei toccarlo mai più. Ma c'è un altro motivo, devo ricordarle la sua riunione di domani sera per la società dei ceramisti. Devo mettermi al lavoro. Ah già, ma devo proprio andare a quel pranzo io domani sera? Guardavo i suoi appunti prima che lei mi facesse partecipare alla conversazione e ne ho trovato uno che non mi risulta chiaro. Reminiscenze. Beh, non posso sviluppare questo tema se non mi dice quali reminiscenze. Reminiscenze? Ma quali reminiscenze? Ah, sì, ho capito, ho capito. Dire qualche cosa della mia antica passione di vasaio. Oh, non che i membri della società dei ceramisti abbiano la minima cognizione in fatto di ceramica o di qualsiasi altra arte, no, questo no. No, cancella. Resterebbe sorpresa la società dei ceramisti se dicessi quello che sto pensando e che ricordo in questo momento. Cancella. Andiamo, Elizabeth, vieni. Mio povero Claude. Io penso che tutto sia a posto per la riunione con la signora Guzzard. Claude, io ho riflettuto molto su tutte queste cose. Ho riflettuto tutta la notte, non ho dormito quasi mai. Io vorrei che in qualche modo Colby risultasse tuo figlio invece che mio. Lo vorrei con tutto il cuore e sarebbe anche più giusto. Se mio, come ne sono sicura, allora tu non avresti mai avuto un figlio. Invece se tuo, potrebbe prendere il posto di mio figlio ed essere nostro figlio. Ah, io non so quello che vorrei. Vorrei che fosse mio, ma che risultasse tuo. Perciò spero che la signora Guzzard dica che è tuo figlio. Per me non c'è nessun bisogno. Io non credo nei fatti, tu sì. Questa è la differenza fra noi due. Non ne sono molto sicuro, sai, Elizabeth. Io mi sono sempre sforzato di credere ai fatti. Io ho sempre creduto che ciò in cui mio padre poneva fede fossero i fatti, potenza e ricchezza. Viceversa, sono arrivato a convincermi che quanto avevo interpretato in lui era ben altra cosa. Era un'idea, era un'ispirazione. Forse io sarei stato più fedele all'ispirazione di mio padre se avessi fatto quello che veramente avrei voluto fare. Non mi avevi mai parlato così? Perché? Non credere che non capisca, sì, so. So che tu credi che non capisca niente, forse hai ragione. Ma vorrei che per una volta tu mi parlassi come se capissi. Arriverei a comprenderti meglio. Che cosa avresti voluto fare?
il vasaio. Non ridere, eh? No. Non rido. Ma penso che è strano essere vissuti insieme per tanto tempo e non aver mai saputo che tu volevi fare il vasaio. Intendi dire fabbricare vasi e boccali come quelli della tua collezione? Sì, sì. Oh, ma a me sarebbe piaciuto tanto che tu facessi il vasaio, perché non me l'hai mai detto. Pensavo che non ti interessava. Io credevo a priori che tu mi avresti disprezzato se t'avessi detto veramente quello che avrei voluto fare. E io credevo a priori che tu ti interessassi solo di affari finanziari e che avessi bisogno di me solo come padrona di casa. Mi rendo conto che è un guaio che le persone sposate debbano pensare a priori a tante cose. Questa è un'osservazione molto intelligente, Elizabeth. Forse io ho creduto a priori troppe cose di te. E tu, che cosa avresti desiderato? Io? Ispirare un pittore, non ridere. No, non rido. O un poeta. Eh sì. Io credevo che Tony fosse un poeta perché scriveva delle poesie ed era molto bello. Mi sono accorta più tardi che i poeti non hanno l'aspetto di poeti e che i finanzieri non hanno l'aspetto di vasai. Io credevo con Tony di fuggire un mondo che aborrivo. Mi sono accorta troppo tardi che lui apparteneva a quel mondo che io volevo fuggire. Sì, ma era così banale. Colby è un artista. No, Colby è un musicista. Io sono un artigiano deluso e Colby è un musicista deluso. Io sarei stato un vasaio di second'ordine e lui naturalmente sarebbe stato un organista di second'ordine. Tutte e due abbiamo scelto l'obbedienza ai fatti. Credo anch'io di essermi sforzata di fare lo stesso. Ma... però è strano. Lo sai, Claude, che è la prima volta che parlo con te senza sentirmi stupida? Mi sembrava sempre che non valesse la pena di parlare con me. E io pensavo che tutto quello che ti interessava fosse troppo profondo per poterne discorrere con me. La cura per la salute, l'arte moderna, purché fosse moderna, e poi la danza dei dervisci. La danza dei dervisci. Non essere assurdo, Claude. Non importa quello che dirà la signora Gusard. Basta che Colby sia soddisfatto. Qualunque cosa accada, sarà nostro figlio. Buongiorno, Sir Claude. Oh, buongiorno. Lady Elizabeth. Buongiorno, Eggerson. Mi dispiace di averla fatta venire a Londra con un preavviso così breve. Non lo dica, Sir Claude. Ormai non ho molte ragioni per venire. Ma abbiamo affari importanti qui, immagino. Eggerson, noi stiamo aspettando la signora Guzzard. Davvero? La signora Guzzard? E perché la sta aspettando? L'ho fatta venire qui. Mia moglie è sicura di conoscere questo nome, Guzzard. La signora Guzzard di Teddington. Non vi aspettavo che le fosse noto quel nome. Ha interrogato Colby. Adesso mia moglie è sicura che la signora Guzzard di Teddington sia la persona a cui è stato affidato suo figlio. Quale coincidenza straordinaria. Ah, sì, una coincidenza piuttosto straordinaria, a meno che lei non si sbagli. Claude, ti prego. E così ha concluso che Colby doveva essere suo figlio, ecco perché io ho chiamato qui la signora Guzzard. E ho dovuto dirle la verità, ma lei non ci crede. E Colby vuole conoscere i fatti. Ecco, Eggerson, ho voluto che lei venisse prima per spiegarle la situazione. E vorrei che fosse lei a dirigere questa seduta. Vuole mettersi alla scrivania, Eggerson? Come desidera, Sir Claude. Mi sento veramente più a mio agio dietro ad una scrivania. È una mia seconda natura. E le spieghi il fatto chiaramente. Le domande che lei farà, le farà unicamente per compiacere mia moglie. Capisco, Sir Claude. Capisco benissimo. Oh, scusatemi. Ero venuta a parlare con Colby. Ma Colby dovrebbe essere qui a momenti, però qui c'è una riunione che non ti riguarda, Lucasta. Ti dispiacerebbe di aspettare un momento? Ero venuta a domandare scusa a Colby, ma non importa, posso farlo un'altra volta. Sono contenta che lei sia qui, Eggy. Ho un annuncio da dare. Sposo B. Come? Sposi B? Ma credevo che oramai fosse già tutto fissato questo, no? Oh, sì, naturalmente, Claude. Credevi che fosse già tutto fissato.
Questa era la soluzione ideale dal tuo punto di vista, per non avere più da preoccuparti di me. E io ero decisa a non sposarlo per farti dispetto. Ecco perché mi interessavo a Colby, perché tu pensavi che valesse troppo per me. Ti interessavi a Colby? E perché no? Era perfettamente naturale. Ma ora sono grata a Colby. Non fosse stato per lui, non avrei mai imparato ad apprezzare B. Ma, Colby, Locasta, se avessi potuto immaginare ti avrei spiegato tutto. Colby è tuo fratello. Ma che intendi dire? Che Colby è mio figlio. Almeno così crede Sir Claude. Lascia che spieghi. No, cara, lascia che le spieghi io. Siediti, Locasta. Ecco, vedi, qui c'è stato qualche equivoco. Mia moglie crede che Colby sia suo figlio. Ecco il motivo della riunione odierna. Noi aspettiamo qui la signora Guzzard, la zia di Colby. La zia di Colby? Locasta, io avrei dovuto dirti tutto fin da principio, fin da quando Colby è venuto a stare qui, ma temevo che tu non sapessi mantenere un segreto e c'era una ragione per mantenerlo, ragione che oramai non esiste più. Ebbene, io non capisco. Ma quello che capisco però è il comportamento di Colby, se lui sapeva. Sapeva? E perché non me l'ha detto lui stesso? Forse stava per farlo. Comunque ero certa che c'era stato qualche errore. Ma se lui sapeva di essere tuo figlio, deve essere rimasto esterrefatto quando io gli dissi che ero tua figlia. Ero venuta a domandargli scusa per il comportamento dell'altro giorno. Mi ha fatto capire che cos'era che desideravo realmente. B mi fa sentire al sicuro. Ed è questo che io desideravo. E poi, in un modo o nell'altro, ho qualcosa da dargli. Qualcosa di cui ha bisogno. Mentre Colby non ha bisogno di me. Ha un suo mondo, dove può scomparire da un momento all'altro. E proprio nell'attimo in cui si avrebbe più bisogno di lui. B è stato ferito dalla vita, come me. E possiamo aiutarci l'un l'altra. Io sono sicuro, Locasta, che tu hai preso la decisione giusta. Anch'io sono sicura che hai preso una saggia decisione, Locasta. Ti considererò come una figliastra e sarò lieta di accettare il signor Reagan come genero. Grazie. Sono certa che lui apprezzerà un tale gesto. Ma a proposito, mi sta aspettando giù. Non credo che desideriate la nostra presenza alla riunione. Posso avanzare un suggerimento? Noi ci accingiamo a questo importantissimo colloquio, ma senza dubbio desideriamo festeggiare la coppia felice. Non potrebbero raggiungerci subito dopo, sarà tutto in famiglia. Giustissimo, Eggerson, sempre che Colby sia d'accordo, naturalmente. Mi fido di lei, Eggy. E poi con Colby voglio far pace. E allora chiamiamolo subito. Sono venuto troppo presto. Ho paura di essere diventato un poco impaziente nell'attesa. Colby. Non sono qui per interrompere la vostra riunione. Mi hanno detto di che si tratta. Ero venuta a vedere lei, a domandarle scusa per la mia condotta dell'altro giorno. Domandare scusa? Le ho detto tutto, Colby. Ma perché dovrebbe domandare scusa? Perché sono certa di aver interpretato male la sua reazione. Non era da lei. È troppo distaccato per scandalizzarsi come io avevo creduto. Non è da lei disprezzare la gente. Non gliene importa abbastanza. Non me ne importa abbastanza? No. O è così superiore che queste cose non lo turbano, oppure è indifferente. Non ho detto insensibile. Ma è d'animo terribilmente freddo. Oppure c'è un fuoco che la riscalda, ma non è della stessa specie che scalda gli altri. Oppure è un egoista. O insomma, qualcosa di così diverso da noi altri da renderci impossibile giudicarla.
Ecco come lei, Colby. Sono così, dunque. Ma io non lo so. Forse lei mi conosce meglio di quanto io conosca me stesso. Ma adesso che sa che cosa sono... So chi è. Nel senso che mi han detto che è mio fratello. Ciò che rende più difficile sapere che cosa è. Può darsi che non vi sia nessuno così difficile da comprendere come il proprio fratello. O la propria sorella. La difficoltà è tutta nel riconoscere i limiti della propria comprensione. Può darsi che il comprendersi come fratello e sorella venga col tempo. E forse un giorno potremo capirci a vicenda, ma in un modo diverso, che si rivelerà col tempo. E forse, chissà, potremmo essere più necessari l'un l'altra come fratello e sorella di come avremmo potuto esserlo con qualsiasi altra sorta di legame. Voglio che lei sia felice. Sarò felice se mi accetterà come sorella. Per la felicità che questo rapporto può portarci fra 20, 30, 40 anni. Sarò felice. Sto per sposare Bee. So che Bee le piace. Gli voglio molto bene. Sono lieto di sapere che sarà mio cognato. Io avrò bisogno di voi, di tutte e due, Lucasta. Significheremo qualcosa per lei, Colby. Ha bisogno. Non ha di nessuno. Addio, Colby. Perché dice addio? Addio a Colby come Lucasta lo conosceva. E addio alla Lucasta che Colby conosceva. Da allora siamo cambiati. Come lei disse, cambiamo continuamente. Quando ritorno saremo fratello e sorella. O almeno così spero. Ebbene, in qualunque caso, addio, Colby. Addio, Lucasta.